Benvenuto all'ascolto di una nuova puntata di Vivere la Speranza. Oggi è venuto a trovarci Gianluca Martone, un cattolico di frontiera, uno che lo trovi sulle barricate, invisibile dell'annuncio e della testimonianza cristiana, un laico che non ha vergogna di difendere la vita umana, specialmente quella che nasce. Dove si può trovare Gianluca Martone? Davanti alle università, innanzi alle cliniche, dove si praticano aborti, davanti agli ingressi degli ospedali. È lì, da solo o con i suoi stretti collaboratori, a portare avanti la difesa dei più innocenti, fragili, indifesi, degli esseri umani, le creature che sono nel seno materno. E dovrebbero essere più difese e inattaccabili. Ma non è così, molte volte esse sono le più esposte alla pratica dell'aborto. Sono milioni di innocenti creature, dalle fattezze angeliche, ad essere estirpate dal seno materno, proprio perché così vogliono le donne che le hanno concepite. E Gianluca Martone sta ogni giorno sulla breccia, invisibile, di una lotta impari, solo per preservare la vita umana. Gianluca ci presenterà ulteriori testimonianze del suo impegno cristiano. In fondo la sua è una voce che intende tacitare le coscienze sopite degli uomini di oggi, che piangono la morte di un cane, di un uccello, di qualsiasi animale, ma restano zitti e passivi di fronte alla morte di milioni di bambini, avvenuta nel seno materno. Dopo il video, segue lo spazio dedicato al Vangelo di domenica 19 novembre 2023, 33esima domenica del tempo ordinario, comprendendo naturalmente anche le relative riflessioni di approfondimento. Quindi il programma termina con alcune notizie e riflessioni del mondo cristiano, seguite dal Terra Santa News, il contenitore di servizi video realizzati dal Christian Media Center di Gerusalemme. A tutti benvenuti all'ascolto e alla visione del nostro programma Vivere la Speranza. Ben ritrovato Gianluca, benvenuto tra noi. Gianluca è un cattolico di frontiera, possiamo dire, stabilito, che è un laico che non ha paura di difendere la vita umana, soprattutto quella del grembo materno. Ci racconti come è accaduto dopo che hai posto la firma in Corte di Cassazione? Come uno dei promotori della bella proposta di legge Un cuore che batte. Praticamente grazie che mi ospitate sempre per me tornare a casa nella vostra bellissima trasmissione. Allora, il 16 maggio 2023, su invito dell'amico Giorgio Cerzi, presidente nazionale dell'associazione Ora et Labora in difesa della vita, io con altri 14 amici, presidenti di altrettante associazioni pro-life e cattoliche, ci siamo recati a Roma a cercare di dare una svolta Volta questa. per la lotta contro l'aborto. Oggi non ci sono le condizioni assolutamente per
abrogare la 194, che rappresenta il sogno della mia associazione, anche di questa altra associazione. Tuttavia, dopo 45 anni, abbiamo proposto una legge di iniziativa popolare per toccare la 194. Ossia, con l'articolo, l'introduzione dell'articolo 1, comma, all'articolo 1 del comma 1 bis, che praticamente reciterebbe nel caso in cui si raggiungessero prima le 50.000 firme e poi fosse approvato in Parlamento, che il medico è tenuto a far vedere alla donna intenzionata ad abortire sia l'ecografia del nascituro, Ecco. eccolo qui, sia soprattutto il suo C'è le cuoricino, condizioni il che suo stanno in quel cuoricino che momento, batte, insomma. esattamente. Nei paesi dove è stata approvata questa legge, il numero degli aborti è crollato in modo radicale, anche del 90%. Purtroppo, il demonio, come ieri nel Vangelo del Vetus Sordo, praticamente, dove c'è il grano, c'è anche la zizzania. E purtroppo c'è stata la divisione assurda, a mio parere, di diverse associazioni cattoliche che non hanno promosso questa ottima proposta di legge. Non vuoi fare nome, però io sono rimasto disgustato personalmente, di una divisione incredibile. Io personalmente avrei voluto fare dei gazebo, però purtroppo per mancanza di gente, di militanti, perché alla fine a portare avanti questa crociata sono solo io e il mio angelo custode praticamente. In attesa di militanti, però il demonio ha cominciato ad attaccare. E da quel momento in poi sono iniziati gli attacchi belli Continuano. assestati nei confronti miei e della mia associazione. Il 22 maggio è stato bloccato un bonifico di 300 euro dell'amico Tony Brandi, presidente di Provita, che mi ha dato una mano perché mi sono reso conto che non bastano i volantini, e poi farò vedere il nuovo volantino di Crociera Cattolica in questa battaglia. Ma ho fatto dei maxi cartelloni, due a Napoli, sfruttando il terzo scudetto del Napoli, e praticamente ho scritto in modo divertente: mamma, sei campione in Italia, tienilo fra le braccia tuo figlio e griderà con te Forza Napoli. Bellissimo. È stata una cosa che ha destato molto clamore. L'ho fatto mettere all'uscita da Napoli-Salerno e davanti alla Terra Amata, e dopo, quando l'ho fisso, sono iniziati gli attacchi micidiali. Prima ad Ancona, un poliziotto in modo incredibile mi ha minacciato di Daspo Urbano il 29. Poi questo bonifico è stato bloccato per 15 giorni per antiriciclaggio bancario, cioè una cosa mai vista. Poi praticamente i vigili urbani a Caserta e a Sorrento, non importandosene, fregandosene completamente dell'avviso di pubblica sicurezza, mi hanno impedito di volantinare a Caserta e a Sorrento. Poi non mi hanno multato perché ho dovuto mettere in mezzo gli avvocati, eccetera. Il RUNS mi ha negato il 5 per 1000 come associazione cattolica, con delle motivazioni incredibili che io voglio sovvertire e dirlo, sta cosa c'è, cioè, una cosa mai Ma vista. tu, Gianluca, come ecco, questo che stai raccontando, come hai vissuto interiormente e spiritualmente queste prove? È stato terribile, soprattutto dopo Da questi come ci hai RUNS. detto, insomma, sono. Poi a metà luglio il canale YouTube bloccato, cioè io sono l'unico che praticamente è defenestrato da YouTube. Io, Gianluca Martone, sono bloccato dopo che ho pubblicato un video nel quale io ho convinto, cioè per grazie di Dio, una ragazzina di 17 anni a non abortire, lei è venuta a ringraziare. Ho pubblicato questo video, rappresenta l'ultimo video che ho pubblicato È su un segno YouTube. importantissimo questo. Gianluca Martone è stato dato di mezzo. E poi a fine luglio è arrivata proprio la botta, proprio, Finale. con la banca che mi ha convocato per avere la rendicontazione delle fatture interne all'associazione. A quel punto io ho risposto con la grazia di Dio, ho messo a pregare proprio forte le suore amiche mie di Barra, che ringrazio pubblicamente, che mi hanno salvato praticamente. Sono messo a pregare queste suore contemplative di clausura, e da quel momento in poi, perché ho capito che il demonio voleva farmi fuori praticamente, e grazie alla loro preghiera la situazione è risalita, nel senso che ho cambiato banca naturalmente, ho continuato le lotte, grazie anche, voglio ringraziare i due avvocati che mi sono stati vicini, l'avvocato Giuseppe Laudato, che fa parte dell'associazione, e l'avvocato Nunzio Gagliotti, che mi sono stati veramente vicini, che veramente è stata una cosa Terribile, insomma. terribile. Tra Perché tutto chiedere la rendicontazione e fatture interne è una cosa, verbalmente, non per iscritto, è una cosa veramente da sistema incredibile. Tra queste prove terribili, qual è stata quella più dura, la più inaspettata? Quella della banca. Perché
perché là praticamente ho detto qua mi vogliono chiudere i rubinetti e qua mi hanno messo in ginocchio. E infatti praticamente per 2 mesi e mezzo ho cercato un'altra banca e grazie di cuore mostro la banca etica che sto più tranquillo e sereno, perché veramente vuol dire che i 2 maxi cartelloni a Napoli hanno fatto tremare tutto. Quelle praticamente perché lì, infatti, un sito cattolico tradizionale l'ha nominato, citato questo mio maxi cartellone, definendolo geniale trovata pro life, perché per Napoli il calcio è tutto, e ho sfruttato questo il terzo scudetto per arrivare nel cuore dei No. napoletani. E in questi mesi difficili che tu hai vissuto e stai vivendo forse, chi ti ha sostenuto in modo particolare, in queste Sempre prove, la messa, la preghiera e il rosario, però ringrazio le suore. Infatti non è una coincidenza, gli avvenimenti della vita, dopo che sono tornato a Pescara, dove ho fatto nel frattempo un altro maxi cartellone, simile ai nuovi volantini di crociera cattoliche che per arrivare ai giovani li ho alleggeriti, praticamente li ho resi un po' più con la ragazza che è ritratta con i bambini in mano, la bellezza, la gioia regalata alla maternità, è una bellissima preghiera a Sant'Anna, protettrice donne incinte. Proprio perché se non si torna a Cristo non si può non difendere posso la andare, vita. certo. E soprattutto le suore di Barra. Le suore di Barra, io il 17 ottobre ho aperto il conto corrente alla Banca Etica salvando l'associazione, perché mi dovevo scappare con i credit, perché veramente è una cosa assurda quello che è successo. Proprio nel giorno della loro vestizione di 5 suore, a dimostrazione che questa guerra è spirituale e si combatte, loro sono suore adoratrici del Santissimo Sacramento, suore adoratrici del cuore caro di Gesù, e pregano la mattina e la sera, la preghiera è tutto. È preghiera molto Da solo importante. non ce la potevo fare, e con le loro preghiere sono molto più. Gianluca, cosa ti auguri per il futuro? Vedi questi frutti, nel tuo grande apostolato? Allora, i frutti io li comincio a avere con quei altri volantini, li vedevo molti volantini a terra, con questi vedo le ragazze che se li prendono e li portano a casa. Il frutto è di toccare le anime, i frutti sono la conversione delle anime, perché dove ci sta Cristo, c'è l'amore per la vita, l'amore per gli innocenti, e dove non c'è Cristo si è visto con la vicenda terribile di Ingrid Gregory, che proprio in queste ultime ore è morta, praticamente l'hanno fatta morire, e dove non c'è Cristo c'è il demonio. E io spero di cuore che il Signore mi dia la forza di continuare a fare quello che faccio, di essere luce in questi tempi così bui, e che qualcun altro abbia il coraggio di affiancarmi e di venire a santificarsi, perché Crociera Cattolica è un gran bel progetto e unisce la difesa della vita e la difesa della fede cattolica in un contesto in cui è scomparso, ma in cui la gente ha bisogno di pregare. La gente ha bisogno di Dio, ci vuole qualcuno che abbia il coraggio in modo semplice, di portare Cristo alle Esatto. anime. Siamo in conclusione. Desidero inviare un messaggio ai nostri ascoltatori. E quali iniziative, organizzerai nel prossimo futuro con la tua associazione? Allora, adesso il sito è pronto, curato da un webmaster, sarà www.crociacattolica.it, dove ci saranno tutte le iniziative. Io continuo a fare i volantinaggi in tutta Italia, i maxi cartoni, in modo per arrivare alle persone, ma certamente io invito le persone ad unirsi a questo progetto, soprattutto i giovani, ma non è che io faccio discriminazione con le persone anziane, cose eccetera, o persone adulte, perché i giovani devono essere impegnati, a mio parere, in qualcosa di salutare. Oggi li vedo completamente spenti e rammolliti. Io invece li voglio dare una spinta a fare qualcosa di buono per loro e anche per la società, perché vedere dei giovani di 20-25 anni ad impegnarsi a difendere la vita, a difendere gli innocenti, a difendere la rega di Cristo, a lottare per dei valori, certamente disprono anche ad altre persone per costruire una società Un migliore. migliore, sì, San Pio vero. X diceva omnia in Cristo, e questo è un messaggio che va rivolto soprattutto ai giovani. Certamente le persone adulte devono essere di chioccia, ma i giovani. Io qualche sera comincio a vederlo, ci vuole un po' di coraggio a fare quel numero. Questo è il Speriamo nome. che quel numero lo facciano e si venga a lavorare per la vigna del Signore, perché il Signore ha bisogno di operai coraggiosi.
Gianluca, noi ti ringraziamo, sappi che grazie. Telebene, la televisione spirituale con a capo il nostro direttore Donato Calabrese e tutte l'equipe ti siamo vicini grazie. Con la preghiera grazie. E con altre cose grazie. Che possiamo fare. Grazie, grazie veramente di cuore. Grazie. Viva Cristo Re. Telebene, la televisione spirituale. Una finestra aperta sulla luce di Dio, rivelato in Gesù Cristo, suo Figlio diletto. In quel tempo Gesù disse: avverrà come di un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Ad uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità e partì. Colui che aveva ricevuto 5 talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2, ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne presentò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Presentatosi poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Vedi, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura andai a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco qui il tuo. E il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone, gettatolo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. E allora qualcuno potrebbe chiedersi quale fosse il racconto originario uscito dall'insegnamento del Maestro di Galilea. Cosa voleva dire Gesù ai primi ascoltatori della parabola?
nell'ottica dell'Evangelista Luca, la cui parabola delle mine mostra delle analogie con questa dei talenti, il terzo servo, quello che ha nascosto il talento, è identificabile al popolo ebreo al quale molto era stato affidato, ma che non utilizzava i talenti ricevuti. I primi ascoltatori di Gesù hanno pensato ai farisei, i quali cercavano la sicurezza personale in una minuziosa esecuzione della legge, ma rendevano infruttuoso la religione attraverso il loro egoistico isolamento. Insomma, la parabola originaria di Gesù sarebbe stata indirizzata a quelli del suo popolo, come gli scribi, i farisei, i dottori della legge, che hanno avuto intorno da Dio grandi responsabilità e poteri, ma in realtà essi hanno utilizzato questi talenti in modo anche contrario alla loro missione. Certamente nei servi menzionati dalla parabola, i primi ascoltatori di Gesù hanno riconosciuto i capi religiosi, specialmente i dottori della legge. Siccome anche nel brano parallelo del terzo Vangelo, precisamente in Luca 11:52, Gesù li accusa di impedire la partecipazione del popolo di Israele al dono di Dio. Ed è tutto probabile che la parabola dei talenti sia stata in origine diretta proprio ai dottori della legge. Qualcosa di grande è loro affidato, la parola di Dio. Ma come i servitori della parabola, essi dovranno ben presto rendere conto di come hanno impiegato il bene loro consegnato, se ne hanno usato secondo la volontà di Dio, oppure se, come il terzo servo, sviati dal loro egoismo e dallo sconsiderato disprezzo del dono di Dio, hanno privato della sua efficacia la parola di Dio. Così pensa uno studioso come Joachim Jeremias. Come potete intuire, c'è un motivo per cui la liturgia situi questo testo verso la chiusura dell'anno liturgico. Lo scopo è quello di orientare il cuore e la mente di ogni cristiano alla vigilanza e all'attesa del giudizio di Dio sulla propria vita, cioè al momento in cui Gesù stesso si manifesterà nella parousia, cioè nella sua seconda e definitiva venuta. Con questa parabola Gesù dice che ognuno di noi ha ricevuto dei talenti da Dio e non è tenuto a conservarli egoisticamente, ma a metterli a frutto a favore del mondo in cui vive, quindi mettendo in circolo il talento ricevuto e farlo fruttificare. Siamo sollecitati a vivere in pienezza, cari amici, la nostra vita, e siamo ispirati da quel bene che ci portiamo dentro, che ci spinge ad amare i nostri cari, gli amici, il prossimo, il lavoro, la comunità cristiana e sociale. La nostra intimità con il Dio rivelato in Gesù Cristo è sollecitata ad essere su un piano molto diverso rispetto a quello che vincola il padrone e l'ultimo servo della parabola, perché non siamo servi, ma figli di Dio, in virtù del fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba Padre. Siamo figli di Dio, cari amici, e come figli siamo chiamati a qualcosa di molto più alto e profondo, alla piena unione affettiva del nostro cuore con quello del Signore Gesù, che proprio qualche giorno dopo aver detto questa parabola offrirà con la sua passione e morte, seguita dalla risurrezione, la prova massima del suo amore per ognuno di noi.
È lo stesso Gesù che, utilizzando per l'ultima volta i termini padrone e servo racchiusi nella parabola, dirà ai suoi discepoli: non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. Pronunciate proprio alla vigilia della sua passione, tali parole indicano a ognuno di noi quello che è il primo e il più grande di tutti i talenti: l'amore. È l'amore benedetto da Dio, è l'amore che ama malgrado il dolore e la sofferenza, è l'amore che corrisponde al dono di sé per gli altri, è l'amore annunciato e vissuto da Gesù. E allora, cari amici che siete chiamati tutti a essere figli della luce, perché figli di Dio, se vogliamo essere tali, diamo una svolta decisiva alla nostra vita. In che modo? Guardando con occhi diversi e con sentimenti diversi l'ambiente che è intorno a noi, a cominciare dalla famiglia, i talenti più grandi, quelli che molte volte sotterriamo nel terreno dell'egoismo e del disinteresse, sono i meno considerati e quelli che ci costano meno fatica. Un sorriso, una tenerezza, la solidarietà, l'amore, un po' di calore verso gli altri. E dalla famiglia messa duramente in crisi dal pensiero distratto e calcificato delle nostre coscienze di oggi, ma che è un dono di Dio alla specie umana, irradiamo nel mondo il nostro bene, il nostro amore, la nostra pace. Insomma, tutti i talenti in nostro possesso e che noi possiamo donare gratuitamente agli altri. E allora saremo nella mistica, che è prendere coscienza dell'amore infinito di Dio per noi. Comunicare la fede è una grande responsabilità, ma anche una grazia. Annunciare il Vangelo ai fratelli e annunciare Cristo. Vivere la speranza, una finestra aperta sull'infinito di Dio. Indi, la piccola martire uccisa da gente senza cuore, senza anima. Addio, dolcissima Indi, ti hanno estirpato dalla vita allo stesso modo in cui nei lager nazisti i bambini ebrei erano mandati a morire nei forni crematori, nelle camere a gas. Ma tu, dolcissima Indi, sei come un seme di bene che indica però la sconfitta di quella che era un'antica democrazia, ed ora è divenuta uno strumento di morte gestito dalla più arida, nascosta, cinica burocrazia di stampo massonico, presente nel Regno Unito. Sei quasi spaventata in questa foto, con quel tubicino che entra nel tuo corpo,
attraverso il naso. Hai toccato il nostro cuore, dolcissima Indy, e come vorremmo che tutti si fossero uniti alle nostre istanze e soprattutto alle nostre preghiere. Forse Dio avrebbe dato ascolto a tali invocazioni. Abbiamo implorato addirittura colei davanti alla quale tremano gli abissi dell'inferno, Maria Santissima, onnipotente per grazia, colei che ha lo stesso potere di Dio, visto che, come diceva Dante nel Paradiso, sei termine fisso d'eterno consiglio, che significa una cosa molto importante. Dall'eternità il Padre Celeste ha volto il suo pensiero a Maria Santissima, la tutta santa, colei che doveva divenire la madre del Figlio suo, il Tempio dello Spirito Santo. L'abbiamo implorata, l'abbiamo invocata, l'abbiamo semplicemente chiamata. Ma si sa, Dio è galantuomo e non invade l'uomo nella sua libertà, finanche quando questa si ritorce contro lo stesso Creatore. Hai finito di soffrire, dolcissima Indy, ma sei entrata a vele spiegate nella casa del Padre nostro che è nei cieli. Ora prega per i tuoi cari, perché sappiano che il tuo posto è nella casa del Padre, quel Dio che è amore, esige amore ed offre amore infinito alle sue creature. Ma sappiano i tuoi genitori e la tua famiglia che il tuo cuore è sempre con loro, in mezzo a loro. Amen. Vogliono cancellare il Santo Natale, la festa più importante della cristianità. Quali perversioni si nascondono dietro questo disegno di morte? Non possiamo, proprio noi di Telebene, la televisione spirituale cristiana, a smuovere con il lancio del piccolo sassolino evangelico che indica una presenza di nicchia nell'oceano tempestoso della comunicazione di massa. Offrire una seconda riflessione su questa festa che, malgrado la priorità della Pasqua, è la più amata non solo della cristianità, ma anche di tutta l'umanità, che mira in alto alla ricerca di uno squarcio di luce superna su questa storia umana offuscata e intristita, come vediamo oggi, da guerre, ingiustizie, genocidi, spargimenti di sangue, ingiustizie e tanto, tanto altro. Allora oggi noi vi offriamo un'altra riflessione che attingiamo da un testo di Monsignor Ravasi dal titolo Breviario dei nostri giorni. Naturalmente la breve riflessione è dedicata al 24 dicembre, vigilia di Natale. Ma facciamo parlare l'autore, che a capo pagina, dopo il titolo, situa una citazione di Bertolt Brecht e dice così: siamo seduti alla vigilia di Natale, noi gente misera, in una gelida stanzetta. Il vento corre fuori, il vento entra. Vieni, buon Signore Gesù, da noi, perché tu ci sei necessario. Può sembrare strano affidare una riflessione sul Natale cristiano a un ateo radicale come il drammaturgo Bertolt Brecht. Sì, è stato proprio lui a scrivere questi versi, destinandoli agli unici che ritengono davvero necessario Cristo, la sua parola e la sua pera. Egli non è certo necessario per i commercianti del Natale, che lo incrostano di sprechi, di retorica consumistica, di melassa sentimentale.
Non è necessario neppure per tanti credenti grigiti in una religiosità abitudinaria che si affida a un rito e a una devozione consolatoria. Il vero Natale è invece indispensabile per i poveri. I veri credenti dovrebbero preoccuparsi di loro, gente misera, come fece quel bambino ebreo di nome Gesù, una volta cresciuto e divenuto annunciatore del regno di giustizia di Dio. E alcuni vogliono cancellare il Natale, ma noi non ci siamo. Cancellare il Natale vuol dire chiudere per sempre quella luce, quella speranza, quel bene infinito, quella divina sorgente infinita di gioia, di pace, di amore, che Sant'Agostino ha nostalgicamente chiamato bellezza tanto antica e tanto nuova. Cristo ci ha fatto conoscere il Dio che travalica i cieli e le galassie per manifestarsi a noi nel modo più umile, semplice, genuino, in una grotta, per dirci che ci ama di un amore infinito. Basta quello per dirci il significato del Natale. Cancellare il Natale è rifiutare, senza accoglierlo in noi, senza viverlo e quindi senza conoscerlo, senza conoscere l'amore infinito di Dio per noi. Cambiamo pagina passando a Terra Santa News, il contenitore di servizi e video realizzati dal Christian Media Center di Gerusalemme. Racconta la Terra Santa attraverso la sua storia, la fede, la cultura e l'attualità ed è inviato a noi ogni settimana dalla Terra di Gesù. I bambini e i giovani di Terra Santa chiedono la pace. Al Terra Sancta School di Gerusalemme, una giornata di arte, preghiera e riflessione nella quale i protagonisti sono stati i giovani. In coro hanno chiesto il dono della pace a Dio, ma anche ai governanti. Anche nel buio c'è luce. Una preghiera per la pace da Betlemme. Betlemme sta affrontando le profonde conseguenze derivate dallo scoppio della guerra. Non ci sono pellegrini, i negozi sono chiusi. Dalla città della pace continuano a pregare con fiducia e speranza per un futuro di luce. Il Dies Academicus dello Studium Biblicum e dell'Ecole Biblique, inaugurato con una lectio magistralis del professor Ophir Sion, l'anno accademico dell'SBF e dell'Ecole Biblique, presente anche il patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme, Teofilo III. Monte Nebo, una comunità in preghiera per la pace. Dal Monte Nebo in Giordania, dove la vita prosegue senza difficoltà, la piccola comunità francescana non dimentica il momento difficile che la Terra Santa vive. La raccolta delle olive, simbolo di pace. Raccogliere le olive, come ogni anno, un'azione e un'opportunità che si ripete anche in questo periodo, malgrado le circostanze. Sono le 7.30 di sabato 3 novembre al Terra Santa School di Gerusalemme, l'istituto educativo della custodia di Terra Santa che ospita centinaia di studenti tra i 12 e i 17 anni, offrendo loro una formazione a 360 gradi per prepararli soprattutto ad affrontare la sfida più importante, la costruzione della pace in una terra che è sazia di conflitti. Insieme a loro i piccoli della scuola primaria St. Joseph, un segno della missione educativa che la custodia porta avanti da tempo immemore. Sono secoli che noi qui in Terra Santa cerchiamo di portare lo spirito di San Francesco, che è lo spirito evangelico della pace. Il modo con cui si cerca di educare alla pace è prima di tutto educare all'accettazione reciproca, alla convivenza. Nelle nostre scuole generalmente vivono insieme
cristiani e musulmani, nella scuola di musica del Magnificat, cristiani, ebrei e musulmani. E quindi quello che noi cerchiamo un po' di mettere in pratica, se vogliamo dirla in termini più attuali, è lo spirito della enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, cercare di coltivare l'amicizia tra bambini e ragazzi che sono anche di religione diversa, anche di etnia diversa, ma che hanno bisogno di proprio imparare a direi prima di tutto a riconoscersi reciprocamente. Pregare per respirare la pace, dice il custode, per portare pace, aiutare tutti a respirare un'aria che porti riconciliazione e perdono. Siate bambini che costruiscono la pace, ragazzi e ragazze, giovani che custodiscono la pace. Loro un domani dovranno essere all'interno anche di una società difficile come quella medio orientale, dovranno essere persone che fanno nella propria vita anche la scelta della pace. I ragazzi più grandi espongono i loro manifesti a favore del dialogo e del superamento delle divisioni e dei conflitti, mentre i più piccoli, vestiti da angeli, ci ricordano tragicamente le troppe vittime innocenti che questa guerra ha procurato. Si susseguono canti e preghiere in arabo, inglese, italiano. Si prega soprattutto evocando le parole del Papa e tornando sempre alla preghiera di San Francesco. Ogni giorno facciamo la preghiera semplice di San Francesco, ma oggi abbiamo fatto una preghiera per la pace. Avete visto i bambini, tutti hanno partecipato, bambini di 3 anni fino a 18 anni, tutti era preghiera, tutti contro la guerra, contro la violenza, contro l'odio, tutti hanno detto basta guerra, basta sangue, basta vedere tutte queste guerre, vogliamo vivere come bambini, vogliamo la pace, non vogliamo questa guerra. E guardate, stanno chiedendo da Papa Francesco, hanno fatto la foto di San Francesco e chiedendo di Papa Francesco di aiutarci a cessare questo il fuoco, questa guerra, di finire questa guerra. Oggi hanno dimostrato cosa vogliono? Cosa vogliono i bambini? Vogliono la pace. E veramente anche io sono direttore, ma sono stato veramente sorpreso di tutto quello che hanno detto stamattina i bambini, perché hanno detto dal cuore. Speriamo che il Signore ci ascolta. Questo rappresenta anche tutti i bambini di Terra Santa, bambini di Gaza, di Jenin, di Nablus, di Tel Aviv, di tutti i bambini, perché in questo momento tutti i bambini stanno soffrendo molto. We ask God to help us and help the children in Gaza and stop the war. احنا بنحلم انه يتوفر لنا الامان وبدنا بهاي البلده سلام وامان ونعيش زي اي انسان طبيعي. We all need peace. We don't want hate. We want love. Betlemme sta affrontando le profonde conseguenze derivate dallo scoppio della guerra a Gaza. I pellegrini, cuore della vita della città, sono scomparsi, lasciando la comunità in uno stato di sopravvivenza, dove si cerca di guadagnarsi da vivere. I mercati, solitamente pieni di gente, sono vuoti, pervade un'inquietante tranquillità. اليوم عم نعيش توابع او نتائج حرب غزه. Come conseguenza della guerra a Gaza, a Betlemme, che dipende per oltre il 60% dal turismo, tutto si è fermato. I lavoratori non possono uscire per andare a lavorare a Gerusalemme. Tutti i valichi sono chiusi e il settore turistico ha subito un arresto che durerà nei prossimi mesi a venire. Molte persone hanno perso il lavoro e ora vivono condizioni sociali e politiche difficili per la mancanza di pace. كل الناس فقدت وظيفتها وعم تعيش ظروف اجتماعيه وسياسيه صعبه وقله سلام. Oggi ci sentiamo come questa chiesa, vuoti e tristi. La gente ha cominciato a perdere la speranza. La disperazione e la frustrazione hanno preso il sopravvento dentro di loro. Il messaggio di incoraggiamento che oggi voglio mandar loro dal cuore di questa chiesa è questo: non abbiate paura, perché Dio è con noi. Gesù Cristo è con noi, ci protegge sempre,
ci dà la forza e la speranza di una nuova vita e di un giorno nuovo. Ogni giorno, mattina e sera, offriamo le nostre intenzioni e le nostre preghiere dalla città di Betlemme per la pace. Vi invitiamo a pregare anche dalle vostre case, perché la preghiera dà conforto e forza e ci dà la speranza di una nuova vita e di un nuovo giorno. Tuttavia, nel buio, di fronte alle difficoltà, la Chiesa della Natività si erge come un segno di speranza e di pace. Le sue mura secolari trasmettono un messaggio di unità e di riconciliazione, dove l'amore e la misericordia però si trasformano in sofferenza. Sono molte le persone che ci stanno aiutando in questo momento, dalla custodia della Terra Santa al Patriarcato Latino di Gerusalemme con le sue numerose istituzioni, fino ai Cavalieri di Malta. Li ringraziamo per il loro enorme sostegno. Quando sono entrata in chiesa mi sono sentita profondamente triste. La chiesa è vuota, non ci sono pellegrini o fedeli. La situazione è davvero triste. Chiediamo a Dio che le cose si calmino in modo che possiamo tornare alla vita normale. Non c'è risposta se non con la preghiera. La preghiera è la cosa più importante nella vita. Continuiamo a pregare con fiducia e speranza che questa guerra possa finire e che questa nube di negatività sparisca dal mondo, così che tutti possiamo vivere in pace, dignità e libertà. Mercoledì 9 novembre alle ore 9 del mattino nell'Auditorium Immacolata del Convento San Salvatore ha luogo il Dies Academicus dello Studium Biblico Franciscanum e dell'Ecole Biblique di Gerusalemme. Un evento che si ripete ogni anno, ma questa volta ha visto la presenza straordinaria di Sua Beatitudine, il Patriarca greco-ortodosso Teofilo III, accompagnato dall'Arcivescovo Aristarchos ed entrambi accolti dal Vicario Custodiale Fra Ibrahim Faltas. Una presenza legata all'oggetto della brillante prolusione tenuta dal professor Ofer Sion sugli insediamenti nel Negev in epoca bizantina. Il professor Sion, archeologo di fama internazionale, ha condotto oltre 6 anni di studio in questo ambito specifico, pubblicando i suoi risultati accademici presso lo Studium Biblicum Franciscanum. Se ci sono persone che vogliono sapere qualcosa sul Negev bizantino, ha detto il professore, sono più che a disposizione. Penso che il tema degli insediamenti nel Negev infatti sia assolutamente fondamentale non solo per il passato, ma anche e soprattutto per il futuro di questa regione. L'incontro è stato promosso e moderato da Fra Rosario Pierri, decano del Biblicum, e da padre Olivier Poguillon, neodirettore dell'École Biblique. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ciò che noi facciamo oggi attraverso questi studi sulla presenza cristiana nel Negev durante il periodo bizantino è assolutamente sintomatico di quello che noi facciamo sempre, andare al di là dell'apparenza, in questo deserto che sembra arido e vuoto, ma in realtà è pieno di vita e di storia. Tutto ciò che noi possiamo imparare da questa storia, ciò che possiamo imparare per il nostro mondo di oggi e come possiamo trasmetterlo. Il mondo d'oggi e come possiamo trasmettere. Questa collaborazione con l'Ecole Biblique ormai dura da decenni e nasce appunto dalla consapevolezza di vivere insieme a Gerusalemme, cioè di offrire qualcosa che si fa in comune, anche se in due istituzioni diverse. È in questa giornata che si manifesta in modo del tutto speciale la funzione grande che hanno i religiosi in questa terra. Per noi ordini religiosi, la cultura è l'ambito dove si produce l'incarnazione, dove sentiamo la chiamata di Dio a lavorare per il bene comune, che non è affatto un'evidenza. L'uomo ha sempre la tendenza a ripiegarsi su se stesso, la cultura è invece ciò che ci unisce, mentre la religione ci unisce a Dio, quest'ultima unisce gli uomini tra loro. Sono le due dimensioni della trascendenza e della fraternità, quelle che vogliamo vivere. La cultura e l'educazione sono veramente essenziali per consolidare la pace, perché se non abbiamo un vocabolario comune non potremo mai comprenderci tra di noi. Già nel XVI secolo c'erano francescani che studiavano le tradizioni locali, quello che facciamo noi oggi, mettendo in relazione le tradizioni locali con la Sacra Scrittura, per leggere la Scrittura in maniera più adeguata.
E aujourd'hui... Oggi più che mai è importante che siamo qui per cercare e perseguire, al di là delle apparenze, la verità. La verità. È un tempo difficile in Terra Santa. A un mese dallo scoppio della guerra, malgrado l'assenza di pellegrini e visitatori, la vita nei santuari della custodia di Terra Santa continua. Dal Monte Nebo, in Giordania, dal luogo in cui Mosè ha ammirato la terra promessa, ci giungono immagini della normale vita quotidiana, ma con il pensiero sempre rivolto alla necessità di pace. Pace e bene da Monte Nebo, il santuario della memoria di San Mosè. Il mondo sta vivendo momenti di crisi della pace e tutto il turismo è diminuito a causa di questa situazione. A Monte Nebo ancora ci sono molti pellegrini che vengono, anche se è diminuito di quasi 60%. La piccola comunità di frati, che da 90 anni è presente sul Monte Nebo, si unisce alla preghiera del mondo intero per la pace. Noi che cosa diciamo alla gente che viene e al mondo? Qui preghiamo per la pace, perché senza la pace né umanità può campare. Allora preghiamo per tanta gente che soffre, perché sia la pace duratura. Raccogliere le olive come ogni anno, un'azione e un'opportunità che si ripete anche quest'anno, malgrado le circostanze. Un atto importante e festoso che ogni anno si tiene nel giardino che ha assistito all'agonia di Gesù e al suo grande dolore e dove i frati minori, con aiuto di volontari, amici e famiglie, raccolgono i frutti di questi olivi benedetti. Oggi la gioia di quel momento lascia il posto al silenzio e alla preghiera, anche tra le colline di Beggiala. L'olivo in Terra Santa è un grande simbolo di pace, una pace che oggi manca, ma simboleggia anche la storia di questa terra, strettamente legata alla nascita e alla resurrezione di Gesù Cristo. Un gesto di solidarietà per sostenere i luoghi santi e i bisogni dei confratelli della Terra di Gesù. Collaboriamo con la missione della Custodia di Terra Santa. I nostri conti si trovano nel QR code. Ebbene, la televisione spirituale cristiana prosegue le sue riflessioni sulla mistica di Gesù. E dopo aver considerato per sommi capi la mistica della croce, inizia un nuovo capitolo dedicato alla mistica del cuore di Gesù, radicata nella devozione a Cristo crocifisso come simbolo dell'amore di Dio per l'umanità e per questo profondamente connessa con quelle della passione e sponsale. La mistica del cuore di Gesù risale al Medioevo e particolarmente a San Bernardo da Chiaravalle, il vero padre e maestro della mistica medievale. La prossima settimana convergeremo la nostra e vostra riflessione e contemplazione sulla mistica del cuore di Gesù e lo faremo con la lente o lo studio, ma attraverso il cuore e i sentimenti, oltre che la dimensione mistica, di San Bernardo da Chiaravalle. Prima di lasciarvi, vi consigliamo di rivedere le nostre passate trasmissioni presenti online sui nostri siti, quella di Telebene, quelle di YouTube per Telebene, quella su Gloria TV e la TV Web Cattolica e anche sulle pagine Facebook di Telebene.
Chi poi è dotato di Smart TV può trovare facilmente sia il programma che altri video di Telebene o chiamando direttamente o a voce verso il telecomando dicendo Vivere la Speranza novembre 2023, oppure accedere a YouTube e digitare ciò che cercate. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana.